Buongiorno a tutti. Allora, sono qui con la mia piccola gatta Sofì e dobbiamo parlare della guerra dei 30 anni. Allora, Sofì, mi vuoi aiutare in questa lezione? Lo so, Sofì ha protestato perché ha detto che la guerra dei 30 anni è difficile. Lo so, è difficile, ma bisogna rendere facili anche le cose che sembrano difficili. Allora, ti ricordi? Ripeti sul libro, guarda. Ripeti sul libro, vedi? Allora, ti ricordi? Hai studiato? Che dici? Che te ne vuoi andare? Vuoi andare a giocare con Bianchina? Ma Bianchina è un gatto di strada, tu sei una principessa raffinata e non dovresti tu frequentare questi gatti. Plebei, quella vive nel fango. Vabbè, sei molto democratica tu. Allora, va bene, devi andare a giocare con Bianchina. La lasciamo andare a giocare con Bianchina. Io parlo della guerra dei 30 anni. Come forse vi siete già accorti, sicuramente ve ne siete già accorti, nell'ambito di un argomento io non seguo l'ordine cronologico, non sono sincronico, preferisco sviluppare man mano i vari argomenti dall'inizio alla fine. Quindi abbiamo parlato della crisi economica e non solo economica, della crisi del 600 dall'inizio alla fine del secolo. Poi abbiamo parlato della Spagna e dell'Italia dall'inizio alla fine del 600. Adesso torniamo indietro nel tempo, di nuovo all'inizio del 600, per parlare della guerra dei 30 anni e parliamo anche di qualcosa che abbiamo trascurato nel 500, cioè degli imperatori, no? Dell'impero Sacro Romano Impero Germanico. Ve lo ricordate sicuramente dai cicli di lezione precedenti. Ricordate che l'imperatore era sempre un Asburgo. L'imperatore era sempre un Asburgo e veniva sempre eletto, cioè l'impero germanico è stato sempre un'entità elettiva. Molti pensano che la successione di Asburgo fosse dinastica, cioè che l'impero germanico fosse ereditario. Non è così, anche se ormai da più di 2 secoli, da più di 2 secoli gli Asburgo venivano sempre eletti imperatori di Germania. Comunque venivano eletti, moriva uno, veniva eletto il figlio o comunque l'erede più diretto. Non è un impero ereditario, attenzione, ogni Asburgo deve essere eletto. Fate attenzione a questo. Gli Asburgo non possiedono solo l'impero. Abbiamo già detto in passato che la carica di imperatore, ma subito, tranne gli ottoni, i primissimi imperatori, diventa ben presto una carica che non fornisce un potere reale, d'accordo? Anche nel 600, l'età dell'assolutismo, vedremo i singoli stati tedeschi, i principi, diventano sempre più forti e assoluti. Un duca di Baviera, un duca di Sassonia, un duca di Brandeburgo, eccetera, certamente non rispondono agli ordini degli Asburgo di Vienna, dell'Asburgo d'Austria. Quindi attenzione, il titolo di imperatore di Germania, al quale, ripeto, gli Asburgo vengono regolarmente eletti, sempre loro, Asburgo di Vienna, è un titolo che diventa più che altro onorifico, d'accordo? Che diventa più che altro onorifico, ma non dà un potere reale. Abbiamo visto che anche il potentissimo Carlo V ha avuto difficoltà a farsi rispettare, a farsi accettare dai principi tedeschi. Adesso vedremo, ci proverà qualcun altro e assolutamente non ci riuscirà. Quindi una cosa è la carica di imperatore di Germania che gli Asburgo ottengono ogni volta per elezione, perché vengono eletti. Un'altra, ne abbiamo già detto in passato, non lo ripeto, sono i domini dinastici, personali e ereditari degli Asburgo, che non coincidono se non in minima parte con l'impero germanico, d'accordo? I territori dinastici ereditari dell'Asburgo sono l'Austria,
con tutti i principati annessi, Carinzia, Carniola, Stiria, Tirolo, e poi anche una parte dell'Ungheria, la parte occidentale, perché i 2/3 dell'Ungheria orientale, ve lo ricordate, sono stati conquistati dall'Impero Ottomano, una parte della Serbia, le attuali Slovenia e Croazia, e anche una parte dell'attuale Polonia, cioè sono tutti territori in buona parte che non fanno parte dell'impero germanico. Quelli sono i territori ereditari degli Asburgo, compresa l'Austria, e sono territori che vanno, come è noto, vanno sempre più a gravitare verso est, verso l'Europa dell'Est, verso la Repubblica Balcanico-Danubiana. Questo è un processo che comincia a un certo punto, diventerà sempre più marcato, sempre più spiccato nel corso dei secoli, non riuscendo a dominare in Germania da quelli che dovrebbero essere i propri vassalli, i principi tedeschi, che in realtà si comportano come se fossero del tutto autonomi, separati dagli Asburgo d'Austria. E gli Asburgo d'Austria tendono a ottenere possedimenti diretti nell'Europa dell'Est, nell'area balcanico-danubiana, d'accordo? Da un po' di tempo, infatti, si erano impossessati, se non in maniera proprio definitiva, della Boemia. La Boemia è uno stato molto grande, corrisponde la Boemia all'attuale Cechia, all'attuale Slovacchia, d'accordo? Ma la Boemia possedeva territori anche nell'attuale Polonia, era uno stato molto grande. Allora, dall'inizio del Cinquecento, la corona boema era elettiva, però apparteneva agli Asburgo. So che può sembrare complicato, cioè ogni volta il re di Boemia veniva eletto, però a partire dall'inizio del Cinquecento veniva eletto sempre un Asburgo d'Austria, quindi l'Asburgo d'Austria aveva messo le grinfie, aveva portato le loro grinfie anche a Praga, d'accordo, nel regno di Boemia. Regno di Boemia che però, a differenza dell'Ungheria o di altri territori, della Croazia, eccetera, della Serbia, il regno di Boemia appartiene all'impero germanico. Voi direte, ma come, i cechi, gli slovacchi non sono mica tedeschi? No, però all'epoca la Boemia apparteneva all'impero germanico, d'accordo? Bisogna tenere sempre in mente molto bene la differenza tra gli Asburgo eletti imperatori di Germania e gli Asburgo invece che per eredità possiedono e si tramandano dei loro possedimenti diretti, e abbiamo detto più o meno quali sono. Chi elegge l'imperatore? Ve lo ricordate? Vi ricordate già da alcuni secoli chi elegge l'imperatore? Sono tre vescovi, fate molta attenzione a questo, tre vescovi nella parte occidentale della Germania, quella che confina con la Francia, cioè tre vescovi ovviamente sono sempre cattolici, il vescovo di Magonza, il vescovo di Treviri e il vescovo di Colonia, d'accordo? Fate attenzione. E inoltre quattro principi, che sono tre duchi e un re. Attenzione, quattro principi: sono quello di Sassonia, quello di Brandeburgo, capitale Berlino, quello del Palatinato, Duca Palatino, e poi anche il re di Boemia. Abbiamo detto che la Boemia fa parte dell'impero germanico. Quindi vedete, sono tre vescovi cattolici e quattro principi. Ricordate le guerre di Carlo V, ricordate come finiscono con la pace di Augusta nel 1555, con una Costituzione germanica, Costituzione dell'impero, io sono sicuro che ve la ricordate, in cui viene data la tolleranza
anche ai protestanti luterani, benché ovviamente la storia dell'impero germanico sia cattolico, c'era stata la riforma. Nella forma, vi ricordate, cuius regio e ius religio, ogni principe decideva se essere luterano oppure cattolico, e tutti i loro sudditi dovevano essere o luterani oppure cattolici. Sceglie il principe. Ovviamente, molti di questi principi erano già diventati protestanti luterani, d'accordo? Sassonia, metto L, luterano, è come in Sassonia è iniziata la riforma protestante, no? Con Lutero, eccetera. Il duca di Sassonia è stato uno dei primi a convertirsi al protestantesimo luterano. Il duca di Brandeburgo pure è luterano, però tende anche al calvinismo, mentre invece il duca del Palatinato è proprio un calvinista, d'accordo? Quindi fate attenzione, questo è molto importante. Nella Costituzione di Augusta, 1555, ogni principe poteva scegliere una religione, ma le religioni contemplate erano solo due: cattolicesimo e protestantesimo luterano, perché all'epoca i calvinisti praticamente non c'erano in Germania, ma come in tantissimi altri posti dell'Europa, anche in Germania si è diffuso il calvinismo. E infatti vedete che uno di questi tre principi, questi tre duchi, è calvinista, l'altro, Brandeburgo, è luterano, però ha simpatia per i calvinisti. Potevano essere, secondo la Costituzione, o cattolici o protestanti luterani, non protestanti calvinisti. Cioè, questo è un problema, perché la Costituzione di Augusta non contemplava il calvinismo, la libera scelta era solo tra cattolicesimo e protestantesimo luterano. E invece moltissimi sudditi, anche molti principi, diventano anche calvinisti. Quindi è un problema. Con la Controriforma, gli imperatori asburgici avevano cercato, senza esserci assolutamente riusciti, a svellere, a eliminare il calvinismo e il luteranesimo nei loro territori, d'accordo? Perlomeno nei loro territori diretti, l'Austria, ma anche la Boemia era finita, d'accordo, sotto la loro sovranità, in Ungheria. Abbiamo già visto, parlando della riforma protestante, che il calvinismo si diffonde enormemente nell'Europa dell'Est, quindi in Ungheria, in Boemia, nell'Austria stessa c'erano moltissimi calvinisti, oltre che ai luterani. Educati dai gesuiti della Controriforma, gli Asburgo d'Austria, che vengono regolarmente eletti anche come imperatori di Germania, cercano di imporre la religione cattolica e di perseguitare sia i luterani che i calvinisti, cioè tutti i protestanti. All'inizio però non ci riescono. Gli immediati eredi di Carlo V, cioè Ferdinando I, facciamo un tuffo nel passato, la seconda metà del 500, Ferdinando I, che regna dal 1556 al 1564, e Massimiliano II d'Asburgo d'Austria, che regna dal 1564 al 1576, non riescono assolutamente a perseguitare, a eliminare il protestantesimo. Al contrario, in Boemia, ricordate che c'erano anche gli ussiti, gli utraquisti, ricordate l'eresia utraquista, che poi erano confluiti nella riforma protestante. Gli ussiti, gli utraquisti erano riusciti a ottenere la conferma della loro completa libertà di religione. E quindi facile a dirsi eliminate i protestanti, ma gli austriaci inizialmente non ci riescono. Poi non ne parliamo quando muore Massimiliano II e arriva sul trono Rodolfo II, attenzione, Rodolfo II dal 1576 al 1612. Rodolfo II era uno che neanche governava, pensava più all'astrologia che non alla controriforma, all'eliminazione dei protestanti. Ben presto dette segni di squilibrio mentale, d'accordo? Dopo Rodolfo, siamo finalmente nel 600, c'è l'imperatore asburgico Mattia dal 1612 al 1619, d'accordo? Mattia dal 1612 al 1619 era malato e senza figli, ok? Era malato e senza figli. Che cosa succede? Succede che dopo Mattia finalmente invece abbiamo
un personaggio molto forte, molto rigido, un imperatore asburgico, molto forte, educato alla scuola dei gesuiti, che vuole imporre il cattolicesimo, la controriforma. Ferdinando II, attenzione, Ferdinando II, vedete che l'Austria non compare tra i sette che eleggono gli imperatori, sono sette, perché l'Austria, abbiamo detto in passato, fa la funzione di arbitro, quindi non può votare per se stessa. Ferdinando II sarà imperatore, appunto, ci riguarda per la guerra dei 30 anni, dal 1619, non si vede, non è inquadrato, dal 1619 fino al 1637, quindi diciamo lungo quasi tutto il periodo della guerra dei 30 anni, morirà praticamente 10 anni prima della conclusione, diciamo della parte iniziale della guerra dei 30 anni. Allora, che cosa succede? Fate attenzione, Ferdinando II, prima di diventare imperatore, fate attenzione perché mi rendo conto che potrebbe essere difficile, prima di diventare imperatore diventa re di Boemia, attenzione, 2 anni prima di diventare imperatore, cioè nel 1617, fate attenzione, diventa prima re di Boemia nel 17, poi imperatore Duca d'Austria, con tutti i possedimenti austriaci, imperatore del Sacro Impero nel 1619. Che cosa succede? La Boemia, abbiamo visto, per la maggior parte protestanti, poi c'era la fortissima tradizione degli Ussiti, degli Utraquisti, la Boemia non vuole assolutamente essere dominata dagli austriaci, tantomeno da un sovrano asburgico, un imperatore tedesco. Lui non è stato ancora eletto imperatore tedesco nel 17, ma tutti sanno che ben presto sarebbe stato eletto anche a quella carica, da un imperatore tedesco che era fortemente controriformista, e quindi sin dall'inizio in Boemia inizia a perseguitare duramente i protestanti. I protestanti capiscono che cosa sta per succedere. E il 23 maggio 1618 insorgono. Nel 1618 abbiamo la rivoluzione boema con la famosa defenestrazione di Praga. Due legati, due ambasciatori di Ferdinando II vengono gettati giù dalla folla inferocita da una finestra del castello di Praga, no? Fanno un volo di 14 metri, e qui questo, diciamo, è l'atto simbolico dello scoppio della rivoluzione boema. Vengono lanciati dalla finestra gli ambasciatori dell'Asburgo d'Austria, Ferdinando II. Curiosità, non morirono nonostante il volo di 14 metri, perché furono talmente fortunati da finire su un ingente mucchio di letame. Di letame, di escrementi degli animali, quindi qualcuno potrebbe dire finirono negli escrementi, ma non morirono. Ferdinando II, gli ambasciatori di Ferdinando II vengono cacciati dalla Boemia. Ferdinando II viene deposto ufficialmente, si costituisce un governo boemo autonomo. I gesuiti vengono espulsi, d'accordo, e la Boemia si ribella, caccia l'imperatore austriaco. Allora, fate attenzione, i rivoltosi in Boemia hanno bisogno di un nuovo re. Che cosa fanno? Fate attenzione, offrono la corona di Boemia al duca di Palatinato, che abbiamo già detto era calvinista, quindi significherebbe che la Boemia si sottrae al dominio cattolico di Asburgo d'Austria e diventa un paese calvinista. Il duca del Palatinato si chiamava Federico V, d'accordo? Federico V. Lui ci pensa un po', sa che è molto rischioso, ma poi accetta, d'accordo? Quindi attenzione, il duca del Palatinato, Federico V, diventa anche re di Boemia e fa il suo ingresso trionfale a Praga, d'accordo? Fate attenzione, chi elegge l'imperatore? Abbiamo visto, sono questi sette. Prima della rivoluzione boema,
La maggioranza era 4 a 3 per i cattolici. Siete d'accordo? 3 sono i vescovi cattolici, 4 è il re di Boemia, che era un Asburgo che è cattolico, mentre 3 sono i protestanti, Sassonia, Brandeburgo, Palatinato. Quindi non c'è problema, la maggioranza nel collegio elettorale dei 7 è comunque a favore dei cattolici, 4 contro 3. Adesso, capite bene, la Boemia da cattolica è diventata protestante. Abbiamo uno dei 7 elettori imperiali che in realtà vota 2 volte come duca del Palatinato e come re di Boemia. Ok? Quindi il risultato è che da essere 4 a 3 per i cattolici diventa il collegio elettorale dei 7 4 a 3 per i protestanti. Spero di essermi spiegato. Quindi il problema è duplice: non solo gli Asburgo d'Austria perdono la Boemia se accettano questa rivoluzione, se non reagiscono, ma si crea anche la situazione paradossale di un collegio elettorale a maggioranza protestante 4-3 che potrebbe eleggere un imperatore germanico protestante, il che è assurdo per la tradizione, per le leggi che ci sono. In teoria, se gli altri 3 si schierano con il duca Palatino che è diventato re di Boemia, in teoria questo collegio elettorale avrebbe potuto anche deporre l'Asburgo d'Austria ed eleggere qualcun altro protestante imperatore di Germania. Capite? Quindi non è solo perdono la Boemia gli austriaci, ma c'è cioè una maggioranza protestante nel collegio elettorale dei 7 grandi elettori. Ovviamente l'Austria non ci sta e c'è la guerra tra Boemia e Austria. Questa è la prima fase, d'accordo? È la prima fase della guerra dei 30 anni, la cosiddetta fase boema, che dura poco. Gli Asburgo d'Austria attaccano la Boemia insieme ai loro alleati, in particolare, per esempio, la Baviera, il duca di Baviera sta con l'Austria, sta con gli Asburgo d'Austria, la Baviera appunto invade la Boemia. Anche la Spagna, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato della Spagna, anche la Spagna scende in guerra a favore dell'Austria, ovviamente contro i protestanti, invadendo il territorio del Palatinato, cioè proprio quel ducato di Federico V, proprio il ducato di Federico V, che ora era diventato anche re di Boemia, d'accordo? Nel frattempo, come abbiamo visto, nel 1619 Ferdinando II, duca d'Austria, Ferdinando II d'Asburgo d'Austria, viene eletto anche imperatore, l'abbiamo detto. L'abbiamo detto prima. Cosa succede? Succede che perché sembrava temerario, no? Perché il duca di Palatinato, Federico V, ha accettato anche il regno di Boemia? Perché pensava di poter sconfiggere gli austriaci perché si sarebbe formata una grande coalizione che l'avrebbe aiutato. Prima di tutto i principi protestanti tedeschi come Sassonia, Brandeburgo, ma poi anche l'Olanda, ok? L'Olanda, che era già in guerra contro la Spagna, ve lo ricordate questo? Sarebbe scesa in guerra a favore dei protestanti e del nuovo re di Boemia, della rivoluzione boema. Ma anche l'Inghilterra, ma anche la Francia avrebbero avuto tutto l'interesse a schierarsi contro l'Austria. La Francia, con ogni guerra da 3 secoli, combatteva sempre contro l'Austria. Questo però non avvenne, non ci fu alcuna solidarietà tra i protestanti, d'accordo? Non ci fu alcuna solidarietà tra i protestanti. Quindi, niente, e anche i principi protestanti tedeschi avrebbero dovuto aiutare il Palatinato, Sassonia e Brandeburgo, non scendono in guerra a favore di Ferdinando, scusate, di Federico V. E quindi la Boemia perde. L'8 novembre 1620 abbiamo la battaglia della Montagna Bianca. Montagna Bianca, che in realtà è soltanto una collina che si trova vicino Praga.
l'esercito imperiale, l'esercito degli Asburgo, sbaraglia i boemi. Federico V deve fuggire in Olanda. Praga viene abbandonata al saccheggio. Praga viene abbandonata al saccheggio terribile per 7 giorni. Moltissimi boemi protestanti vengono condannati a morte e comunque inizia la controriforma terribile in Boemia, la repressione, la persecuzione dei protestanti da parte degli austriaci, da parte degli Asburgo d'Austria, repressione cattolica. La Boemia viene data in pasto ai gesuiti. E come già sappiamo da un altro argomento, i protestanti verranno veramente sterminati in qualunque modo. L'Austria diminuirà il numero dei protestanti, riconquistando alla fede cattolica i territori della Boemia. Non solo, che cosa fa Ferdinando II, molto arrabbiato dopo aver sconfitto il duca Palatino, che era diventato anche il duca di Boemia? Contro ogni legge, contro la Costituzione tedesca, aggiunge ai 7 elettori imperiali il duca di Boemia, d'accordo? Nomina lui un ottavo elettore imperiale. Avete capito perché? Perché la maggioranza dei cattolici nel collegio elettorale dei 7 grandi elettori era traballante. E quindi che cosa fa l'Austria? Che cosa fa l'Austria? L'Austria aggiunge un ottavo elettore, ma facendo questo straccia tutte le regole, non potrebbe farlo, cioè il duca di Boemia, per assicurarsi una maggioranza cattolica all'interno del collegio dei grandi elettori. D'accordo? Quindi il fatto che l'Olanda entri in guerra a favore dei protestanti tedeschi è troppo tardi, l'Olanda l'avrebbe dovuto fare prima. Ad ogni modo, i protestanti tedeschi finalmente si svegliano, capiscono che hanno sbagliato a non aiutare la Boemia e il Palatinato, capiscono che l'intenzione di Ferdinando II, nuovo imperatore d'Austria, è quello di ottenere il predominio, l'assolutismo sulla Germania per eliminare i protestanti, d'accordo? Se ne accorgono in ritardo, diciamo così. E non possono accettare la repressione in Boemia, però una guerra vera e propria ancora non la fanno. Infatti, scende in difesa dei protestanti in Boemia il re di Danimarca. Questa è la cosiddetta fase danese della guerra dei 30 anni, mentre la prima, che è durata poco, è la fase boema. Siccome i protestanti tedeschi, come Palatinato, come scusate, come Brandeburgo, Sassonia, ancora sono restii a entrare in guerra contro gli Asburgo d'Austria, li aiuta una potenza, ecco, Danimarca e Svezia sono diventate, dopo la riforma protestante, delle grandi potenze nel Mar Baltico. E il re sbarca in Pomerania, il re di Danimarca, Cristiano IV, per aiutare i protestanti tedeschi scontrarsi con l'esercito imperiale, l'esercito asburgico. Però Cristiano IV in realtà rimedia soltanto sconfitte da Wallenstein è il generale che comanda l'esercito asburgico, l'esercito di Ferdinando II. Quindi viene sconfitto da Wallenstein e accetterà la pace. Tuttavia la Danimarca dopo qualche anno rientrerà in guerra. Insomma, questa guerra dei 30 anni sembra non finire mai, perché vedete, ogni volta c'è un nuovo protagonista che decide di parteciparvi. La Svezia, che non aveva aiutato la Danimarca in precedenza, dopo la sconfitta della Danimarca si decide a scendere in battaglia anch'essa. Dal 30 al 35 la Svezia sbarca in Germania. Voi capite, tutti questi anche stranieri che sbarcano in Germania determinano, come abbiamo detto, accennato in passato, la devastazione della Germania. Peste, carestia, massacri sono le caratteristiche che distruggono la Germania, durante la guerra dei 30 anni, la fase svedese della guerra. Poi
Gustavo Adolfo, il re di Svezia, che guida personalmente le truppe. Alla Svezia va molto meglio rispetto alla Danimarca. Infatti, Gustavo Adolfo vince a Lipsia, in Sassonia, nel 1631, vince, scusate, sì, vicino Lipsia, però in realtà la battaglia è Breitenfeld. Vince a Breitenfeld, vicino Lipsia, nel 1631, e poi a Lützen, due grandi vittorie, quindi nel 1632 a Lützen, sempre in Sassonia. Tuttavia, Gustavo Adolfo muore nella battaglia di Lützen e questo è un grande problema ovviamente per gli svedesi che perdono il loro condottiero. In ogni caso i protestanti cominciano finalmente a vincere, questo anche perché gli svedesi avevano un nuovo modello di battaglia, meglio un nuovo modello di uso dell'artiglieria, perché avevano un moschetto, un fucile che si chiama moschetto, di tipo particolare, molto più leggero dei fucili dell'epoca, e che poteva essere tenuto in mano senza aver bisogno di essere sostenuto al suolo con una forcella. Fino ad allora i fucili erano talmente pesanti che gli artiglieri dovevano mettere una forcella, capite, tenerlo su una forcella fino a terra. Invece i moschetti potevano essere gestiti a mano libera senza questo sostegno. Inoltre avevano un sistema di ricarica molto molto veloce. In questo modo si poteva sparare molto meglio. Questo è il modello svedese di battaglia, viene chiamato, e quindi capite che questo dipende anche dall'innovazione tecnologica all'interno della Svezia. Gustavo Adolfo muore. Poco dopo Wallenstein viene fatto uccidere dall'imperatore, da Ferdinando II. Perché Wallenstein viene ammazzato dall'imperatore? Era il capo dell'esercito. L'imperatore pensava che Wallenstein avesse delle mire personali, volesse impossessarsi di qualche regno. Già l'aveva defenestrato a capo dell'esercito, poi l'aveva reintegrato l'imperatore, poi addirittura, vedete come duro e crudele Ferdinando II, addirittura lo fa uccidere poco dopo le sconfitte che abbiamo visto con la Svezia. E quindi la Svezia ottiene una pace che è molto favorevole ai luterani in Germania. Quindi adesso per la prima volta i luterani stanno prevalendo nella guerra. La cosa non finisce perché in realtà pochi anni dopo, nonostante questa pace, la Svezia ritorna in guerra e poi interviene nel conflitto anche la Francia. Quindi abbiamo, diciamo così, l'ultima fase, la fase francese della guerra dei 30 anni. La Francia di Luigi XIII e del primo ministro Richelieu, che vedremo in seguito nelle lezioni successive, attacca su due fronti, attacca sia gli Asburgo di Spagna, ok? Che avevano invaso la Germania, il Palatinato, vi ricordate? Sia gli Asburgo d'Austria, ovviamente. Quindi, ok? Allora, inizialmente le cose vanno male per la Francia, che rimedia sconfitte, questo creerà anche dei problemi, anche delle rivolte all'interno della Francia. Alla fine la Francia vince con due grandi vittorie, 1643 e 1645. La prima è la vittoria di Rocroi, si scrive Rocroi, ma si legge Rocroi, e viene ottenuta dal principe di Condé, d'accordo? Condé è il generale, che infatti diventò popolarissimo in Francia per questo, della battaglia di Rocroi, e poi nel 1645 la Francia vince anche a Nördlingen, e il generale che vince Turenne, d'accordo? La Francia stava perdendo, quindi riesce proprio a rovesciare le fasi della guerra. Sono due grandi vittorie: Rocroi al confine con le Fiandre,
distrugge l'esercito spagnolo. Dopo Rocroi, l'esercito spagnolo non ha più un esercito nelle Fiandre, nell'attuale Belgio. Quindi è impossibilitato a continuare il tentativo di riconquista dell'Olanda, no? Delle Province Unite. Vi ricordate, ne abbiamo parlato nelle precedenti lezioni. Infatti, quando arriverà la pace tra pochi anni, l'abbiamo già anticipato in passato, la Spagna dovrà ufficialmente riconoscere l'indipendenza dell'Olanda, cioè delle Province Unite, non ha più neanche un esercito in Belgio. Quindi, spagnoli sconfitti dai francesi a Rocroi, l'esercito imperiale degli Asburgo sconfitti dai francesi a Nördlingen. Ormai, comunque, tutti stanno pensando già alle trattative di pace. Le trattative di pace erano già iniziate nel 1944, pensate, prima ancora di queste ultime battaglie. Vi ho detto, in Germania questi ultimi anni della guerra significano devastazioni, massacri in Renania, in Sassonia, in Baviera, diciamo un po' dappertutto. Comunque ai protestanti è andata meglio perché a un certo punto paesi come Sassonia o Brandeburgo erano scesi in guerra contro l'imperatore asburgico. All'inizio non l'avevano fatto, avevano un po' di remore nell'attaccare il proprio imperatore. Poi alla fine, sì, anche stati protestanti tedeschi importanti come Sassonia e Brandeburgo combattono contro il loro imperatore asburgico, d'accordo? Allora si arriva alle paci, le trattative sono molto lunghe, dal 1644 al 1648. A un certo punto, però, la guerra dei 30 anni ufficialmente si conclude 1648 con le paci di Vestfalia. Vengono chiamate paci di Vestfalia perché Vestfalia, entrambi i luoghi dove viene firmata la pace, si trovano nella regione tedesca della Vestfalia. Sono le cittadine di Münster e Osnabrück, Münster e Osnabrück, d'accordo? Sono due, quindi una pace duplice firmata a Münster e Osnabrück, entrambe in Vestfalia, le paci della Vestfalia. Quali sono le condizioni di pace? La vera sconfitta, ovviamente, è la Germania perde territori a favore anche di stati stranieri, attenzione. I principi tedeschi divisi tra cattolici e protestanti hanno totalmente fallito nel tentativo di in qualche modo mettersi d'accordo e cercare di formare una Germania unita. La Germania continua a essere uno spezzatino, d'accordo, formato da centinaia di entità politiche, centinaia. Alla fine della guerra dei 30 anni saranno almeno 350 staterelli in Germania, è incredibile. Alcuni ovviamente sono città-stato, sono posti piccolissimi che si autogovernano. Quindi la Germania, invece di unificarsi, di diventare un'entità, insomma, più o meno unica, continua a essere divisa in tantissimi stati e staterelli, divisa tra cattolici e protestanti. Alcuni pezzi della Germania finiscono a stati stranieri, attenzione. Allora, la Francia ottiene i vescovati di Metz, Toul e Verdun, che si scrive Verdun, ma si pronuncia Verdun. Metz, Toul e Verdun, in realtà già li aveva, ma vengono confermati alla Francia, ma anche una buona parte dell'Alsazia, d'accordo? Attenzione, l'Alsazia è territorio compreso nell'impero germanico. Una parte se la prende la Francia. Alla Svezia, diciamo ancora peggio, va con la Germania. Se pensate ai territori che si prende la Svezia, che sta ormai costituendo un vero e proprio impero sul Baltico. Se la Svezia si prende la Pomerania occidentale, Pomerania occidentale, sul mare del nord, una parte della costa sul mare del nord, la Pomerania occidentale, e poi anche tre città tedesche importantissime, non sul mare del Baltico, ma sul mare del nord, Pomerania occidentale sul mar Baltico. La Svezia si prende tre città importantissime come Brema e altre,
Brema, Werder, Wismar, città che sono molto importanti perché si trovano alla confluenza, si trovano alla, scusate, alla foce di tre fiumi molto importanti. Quindi niente, la Svezia si prende territori tedeschi con i quali inizia a controllare il commercio nel Mar Baltico, il passaggio, lo stretto di Sund tra il mare del nord e il Mar Baltico. Per lo stretto di Sund che si trova in Danimarca, la Svezia si scontrerà con la Danimarca. Però è anche molto importante, attenzione, l'espansione di alcuni stati tedeschi. Quelli che si sono messi, vi ho detto, sia pure alla fine della guerra, con un po' di ritardo, contro il proprio imperatore asburgico. Il Brandeburgo sta emergendo come stato sempre più grande e sempre più potente. Brandeburgo, capitale Berlino, d'accordo? Il Brandeburgo dal 1640 al 1688, lo ripeteremo perché in una successiva lezione vedremo in dettaglio la storia del Brandeburgo, che poi si trasforma in Brandeburgo Prussia e poi in Prussia. Il Brandeburgo dal 1613 ha acquisito la Prussia orientale sul Mar Baltico, ma il Brandeburgo dal 1640 è guidato da Federico Guglielmo, duca di Brandeburgo. A differenza del padre Giorgio Guglielmo, che era timido, non era voluto entrare in guerra contro l'Austria, Federico Guglielmo nel 1640, negli ultimi anni della guerra dei 30 anni, entra in guerra contro l'Austria, ottiene significative vittorie e quindi con la pace si prende la Pomerania orientale. D'accordo? Abbiamo già detto che la Pomerania occidentale va alla Svezia. La Pomerania orientale va al Brandeburgo, che attenzione, già si era preso la Prussia orientale, ora pure una parte della costa, un'altra parte della costa sul Mar Baltico, quindi grande espansione del Ducato di Brandeburgo. Per quanto riguarda il Ducato di Baviera, c'è la conferma della sua elettività. Quindi vi ricordate i Gli elettori dell'imperatore del Sacro Impero non sono più sette, ma sono otto. Entra nel collegio elettorale anche il duca cattolicissimo di Baviera, d'accordo? Poi per il resto, la Danimarca, ma la stavo dimenticando, la Danimarca conferma il suo possesso nei ducati tedeschi dello Schleswig, non so se riuscirò mai a scriverlo bene, dello Schleswig e del Holstein, sono nomi un po' difficili. Schleswig e Holstein, che si trovano al confine tra Danimarca e Germania, erano abitati da tedeschi, quindi si tratta di altri pezzi di Germania che conquista, cioè che vanno sotto la sovranità di stati stranieri, d'accordo? Questo per quanto riguarda la Danimarca. Nel Palatinato viene reintegrato il figlio di Federico V, no? Che era dovuto fuggire dopo la sconfitta della Montagna Bianca, ma il figlio di Federico V, protestante, viene reintegrato nel Palatinato. Ormai però la Boemia è un possesso diretto degli Asburgo. La Boemia perde, ovviamente abbiamo visto, si scatena la repressione cattolica contro il riformista in Boemia. Ormai gli Asburgo d'Austria hanno la forza per eliminare l'elettività della Boemia, d'accordo? Quindi la Boemia diventa un possesso diretto degli Asburgo. Gli Asburgo non hanno più bisogno di essere eletti dal Parlamento nobiliare boemo. Ricordate che all'inizio della guerra dei 30 anni il Parlamento nobiliare boemo si era ribellato e aveva eletto qualcun altro. Quindi la Boemia viene abbandonata ai gesuiti e all'orrore della controriforma cattolica, d'accordo? Attenzione, a firmare questa pace non è più Ferdinando II, imperatore asburgico di cui abbiamo parlato all'inizio, perché abbiamo già detto che nel 1937 muore, quindi nell'ultima fase della guerra, il nuovo
Asburgo d'Austria e imperatore di Germania, e il suo successore Ferdinando III è lui che firma la pace. Ferdinando III, duro e controriformista, persecutore di protestanti, tanto quanto il precedente Ferdinando II. Spero di non aver dimenticato niente. Sì, ho dimenticato una cosa: la Costituzione germanica viene innovata e anche i calvinisti hanno la libertà di culto, d'accordo? Non più soltanto luterani e cattolici, ma anche i calvinisti. Poi un'altra cosa importante per la tolleranza, è molto importante, molti la sottovalutano, non è più il sovrano dover decidere se essere cattolico, luterano, calvinista, e il suo popolo, i suoi cittadini devono seguire questa scelta. La tolleranza diventa una tolleranza individuale, d'accordo? Fate attenzione, quindi ognuno può scegliere, insomma, quello che vuole. Ricordate che la tolleranza individuale c'era già in Francia con l'editto di Nantes. Adesso questa tolleranza può essere cattolico, luterano e da questo momento in poi anche calvinista. Non riguarda soltanto il principe che obbliga tutti i suoi sudditi, riguarda la coscienza di ogni singolo cittadino tedesco. D'accordo? Il principe è cattolico, tu puoi essere protestante, il principe è protestante, tu puoi essere cattolico. Breve conclusione sulla guerra dei 30 anni, una cosa l'abbiamo già detta: la vera sconfitta è la Germania, che rimane divisa in una pletora di stati e staterelli, viene devastata anche economicamente dalla guerra. Pensate soltanto all'esercito di Gustavo Adolfo di Svezia e quello di Wallenstein, l'abbiamo visto, si rincorrono da un capo all'altro della Germania, dalla Baviera fino al nord, portando distruzione qualunque esercito doveva approvvigionarsi a danno delle popolazioni civili. Dovunque si arriva a fare un assedio, insorge la peste, le carestie, vi sono massacri spaventosi, terrificanti di ogni tipo. Quindi la Germania esce distrutta non solo politicamente, ma anche proprio economicamente dalla guerra. Abbiamo visto pezzi di Germania iniziano a essere occupati o gravitare all'interno di potenze straniere. Hanno vinto gli Asburgo o hanno perso? Certo, rispetto all'inizio della guerra, gli Asburgo si potrebbe dire hanno perso, cioè il tentativo sarà praticamente l'ultimo, perché poi gli Asburgo si scocceranno e inizieranno a pensare più ai Balcani, come vi ho detto. Il tentativo di ripristinare un dominio asburgico, un assolutismo dell'Asburgo d'Austria, di Vienna, sulla Germania è fallito completamente, d'accordo? I protestanti, ma anche i cattolici, come il Duca di Baviera, i protestanti come Sassonia o Brandeburgo, si rinforzano, abbiamo visto, acquistano anche dei territori e diventano stati sempre più assoluti e quindi dipendono ormai dagli Asburgo d'Austria, dall'imperatore d'Austria, dall'imperatore asburgico in maniera puramente formale, onorifica. L'imperatore asburgico non ha più alcun potere sulla Germania ed è per questo che gli Asburgo d'Austria tenderanno ad un'altra direttrice di espansione, conquistando territori nei Balcani, lo vedremo sempre di più alla fine del secolo con all'inizio del Settecento, lo vedremo in altre lezioni, con il crollo dell'impero ottomano, conquisteranno molti altri territori nei Balcani e già li avevano, d'accordo? Quindi i protestanti tedeschi sono salvi, c'è la tolleranza anche per i calvinisti, eccetera. Il dominio cattolico assolutistico di Asburgo d'Austria non riesce a imporsi in Germania. Però attenzione, gli Asburgo d'Austria hanno almeno un punto in cui escono vincitori. Sottomettono la Boemia. La Boemia non riesce a liberarsi. A differenza degli altri sta degli stati tedeschi, in Boemia, che è un regno, vi ho detto, molto molto grande, la tolleranza non c'è. La Boemia viene inglobata nell'Austria, e l'ho detto più volte, lì viene imposta la controriforma, la repressione cattolica. Questa è una sconfitta per i protestanti perché l'Austria riesce finalmente a portare avanti il ruolo di potenza controriformista. Due erano le grandi potenze cattoliche che reprimono i protestanti, d'accordo, nel Seicento, cercare di prendere
portare la controriforma e eliminare i protestanti. Uno era l'Austria, il territorio dell'Asburgo d'Austria, l'altra era la Francia, dopo Enrico IV, che era tollerante, ma lo vedremo. E quindi ci sono pezzi d'Europa, in Europa centrale e orientale, che erano diventati per la maggior parte calvinisti e che l'Austria, sottomettendoli, fa ritornare al cattolicesimo. Quindi questa è una vittoria, attenzione, dell'Austria, della controriforma cattolica. Cioè, nell'Europa del centro e dell'est, la diffusione del calvinismo, della riforma protestante, viene bloccata, d'accordo? E resterà comunque minoritaria, perché l'Austria, iniziando dalla Boemia, poi proseguirà anche in Ungheria, nell'Austria stessa, in altri territori, l'azione dell'Austria sarà quella di eliminare i protestanti, quindi ampie fasce di Europa che erano passate al calvinismo vengono sottomessi agli Asburgo d'Austria e tornano al cattolicesimo a forza, oppure vengono sterminati se non vogliono tornare al cattolicesimo, a partire appunto dalla grande Boemia. Quindi è vero, sì, che l'Austria, si dice, viene sconfitta, non riesce a imporre il cattolicesimo e l'assolutismo in Germania. Però in Boemia sì, però in Ungheria sì, però in tanti altri territori sì. E questo determinerà il declino del calvinismo nell'Europa orientale. E poi cosa farà la Germania verso la fine del 500, non so se c'è ancora qualcosa da dire, devastata dalla guerra dei 30 anni, frammentata, non è uno Stato in nessun senso, neanche economicamente, ci sono barriere doganali, dazi, d'accordo? Quindi così. Tuttavia, come abbiamo sottolineato, l'assolutismo si afferma in Baviera, in Prussia, ecco, l'emergere del Brandeburgo che inizia a chiamarsi Prussia, anche dopo il duca di Prussia che abbiamo visto, la dinastia degli Hohenzollern diventa sempre più potente, d'accordo? Diventa sempre più potente. Abbiamo già citato Guglielmo I di Hohenzollern, 1640-1688, sono cose che in realtà ho già detto, non c'è moltissimo da dire sulla Germania nella seconda metà del Cinquecento. Guglielmo I di Hohenzollern in Brandeburgo, che adesso inizia a chiamarsi anche Prussia, elimina tutti i privilegi della nobiltà, diventa un sovrano veramente assoluto. La nobiltà, come nel modello di rifeudalizzazione orientale molto duro, ha il potere di schiavizzare i contadini che sono ancora servi, sono ancora schiavi, ma la nobiltà perde tutto il suo potere politico. Gli Hohenzollern in Brandeburgo, che inizia a chiamarsi Prussia, sono tra i primi in Europa a costituire un esercito permanente, che non si costituisce solo quando c'è la guerra, ma è permanente ed è molto potente. Inizia l'epoca del famoso militarismo prussiano. Alla prossima.